Ci siamo. Brava scritta. Via. Buonasera, siamo nella sala Siani del mattino con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi per un forum organizzato dal mattino a cui il Presidente ha assistito. Mentre Presidente noi non siamo in questo confronto, in questa storica sala intitolata al nostro collega che appunto è caduto per mano della mafia, in prefettura si svolge la cabina di regia che approverà il piano per Baglioni, una data storica della città, che oggi il nostro giornale racconta con un editoriale di Massimo Dinolfi dal titolo «Sul crocevia del futuro è vietato fermarsi». Lei il 14 maggio del 2014 è stato già qui e da quel confronto sono passati 2 anni nei quali il Sud finalmente ha iniziato a vedere la luce, anche se non tutti gli impegni che avevamo in quella sede diciamo annunciato e avevamo discusso si sono realizzati con la tempistica che pensavamo. Ecco, possiamo considerare che ciò che è stato un lungo pronti e quello che sarà da oggi in poi sarà un via per un'azione concreta e costante per il Mezzogiorno? Io credo che il via sia già arrivato. Dopo anni di chiacchiere, di parole in libertà, noi ci siamo presi l'impegno di smuovere il Mezzogiorno, che significa rimettere in moto l'Italia. Perché, diciamo la verità, ci sono 2 Italie. C'è un'Italia al nord, in alcune zone del nord, che ha delle percentuali di crescita superiori alla Germania, che ha delle percentuali di occupazione vicine al pieno impiego, e quest'Italia già è nelle condizioni di poter essere leader in Europa. E poi c'è un Mezzogiorno che ha delle straordinarie possibilità ed opportunità e che deve finalmente essere messo nelle condizioni di correre. Da qualche mese abbiamo cambiato decisamente passo. Sono molto grato al Presidente Enzo De Luca per la determinazione, la tenacia che sta mettendo per riportare la Campania, lo dico con uno degli slogan che ho visto al porto sui manifesti delle Universiadi, finalmente primi. Le Universiadi del 2019 che il Presidente De Luca ha fortemente voluto, anche con il sostegno del governo, sono un segnale in questa direzione. E poi oggi c'è questa cosa di Bagnoli, direttore, che è enorme. Lo voglio dire con molta chiarezza a chi ci ascolta ai napoletani. Qualcuno racconta che noi stiamo mettendo le mani chissà su che cosa, che stiamo facendo un'operazione di cementificazione. Vorrei essere chiaro, noi il cemento andiamo a togliere, perché eliminiamo la colmata da Bagnoli. È chiaro questo? Eliminare la colmata da Bagnoli. Per intero, questa è la notizia. Aggiungo, il piano regolatore per Bagnoli non lo fa il commissario, non lo fa il Presidente del Consiglio, non lo fa neanche il Presidente della Regione. È il piano regolatore che Vezio De Lucia aveva fatto a suo tempo e che è attualmente vigente a Napoli. È chiaro questo? Non c'è un centimetro quadro in più, un centimetro cubo in più, niente. C'è soltanto la più grande operazione ambientale della storia d'Italia. E la stiamo facendo in Campania perché il combinato disposto delle ecoballe, su cui credo che De Luca possa essere molto più puntuale di me, 450 milioni di investimento, e l'operazione di Bagnoli portano a bonificare la Campania. La Campania dallo Stato ha soltanto bisogno del supporto per essere rimessa a posto, ripulita tecnicamente parlando, e questo è quello che noi stiamo facendo su Bagnoli. Presidente, nel giorno in cui il governo si impegna in maniera così forte per un appuntamento che la città considera come un momento storico della sua storia, c'è una manifestazione, proteste, scontri. Fra l'altro dentro la manifestazione c'erano anche 2 assessori della Giunta De Magistris. De Magistris non partecipa alla cabina di regia, la sua opposizione è stata netta. Insomma, questa contrapposizione è irresolubile? No, io non sono minimamente interessato alle contrapposizioni. Noi stiamo al 5° anno di governo di un'amministrazione cittadina. Se questa amministrazione avesse fatto quello che poteva e doveva fare, non avremmo avuto bisogno del commissariamento. Siamo qui perché altri non hanno fatto, non voglio minimamente aprire nessuna polemica. Alla cabina di regia la seggiola del sindaco di Napoli è lì. Dopo la cabina di regia partirà il processo di conferenza dei servizi, la seggiola per il Comune di Napoli è pronta,
noi ascolteremo, non modifichiamo gli strumenti urbanistici, mai mi permetterei di modificare lo strumento urbanistico della città di Napoli. E facciamo la bonifica della colmata che era in attesa da tutti, perché nessuno si aspettava che ci fosse la bonifica della colmata. Quindi, di che parliamo? Dice, ma fanno gli scontri, io sono ormai quasi affezionato, che tutte le volte che vengo a Napoli, se dovessi dire con una battuta, ho delle contestazioni molto veementi, e quindi dico che ormai ci sono affezionato, però tornando sul serio vorrei dare la mia solidarietà agli 11 agenti che sono stati feriti, devo dire tutti lievemente, ma comunque sono feriti, uno di loro credo che abbia una prognosi di 10 giorni e che sia all'ospedale. Vorrei dire a loro la mia gratitudine, agli agenti di polizia delle forze dell'ordine, esprimere la mia solidarietà più affettuosa e dire che se qualcuno pensa che io, visto il comitato d'accoglienza, non torni a Napoli, credo che ci tornerò una volta al mese a questo punto, se questo è il messaggio. Nel senso che, vediamo di essere chiari, questa operazione di bonifica ambientale è enorme. Enorme, è la cosa più importante per Napoli, i napoletani e per gli italiani dal punto di vista ambientale. È, vale 11 ecomostri. Ma vi rendete conto di che cosa significa ripulire quell'area? E io dico, se l'avessero fatto loro avremmo risparmiato tempo, energie e soldi. Non l'hanno fatto, facciamo noi. Però la gente che dico, ah scusate, guarda, c'è un rimpallo di responsabilità. Io ho detto agli italiani, su tutte le partite importanti noi ci metteremo la faccia e non ci tireremo indietro. Sembriamo i tipi che hanno paura su questo. Questo è il primo grande mattone del Master Plan per il Sud, che era stato annunciato, diciamo, entro la fine del 2015 ed è un po' in ritardo. Questo è il primo mattone, quando ci saranno gli altri, quando verranno formalizzati? Fermo restando che siamo sempre in ritardo sul Sud, quindi la prima volta che io sono venuto qua, che poi venne a fare il forum al mattino, ricorderete che poi andammo in prefettura, e partimmo dall'analisi storica del fatto che il Mezzogiorno nel 1861 era leader in Italia e che il processo di unificazione italiana aveva sottratto al Mezzogiorno questa leadership per responsabilità diffuse e in parte anche al Sud. Questa discussione non abbiamo tempo dal punto di vista storico. Le dico questo, cosa abbiamo fatto? Chiedo a Enzo di intervenire e correggermi in modo molto libero. Noi abbiamo fatto con lo sblocca Italia a Napoli-Bari e credo che sia un'accelerazione importante. In questo momento c'è la Salerno-Torino, diciamo, come profilo di alta velocità. Proprio con Enzo, quando lui era sindaco, io ero sindaco di Firenze, andammo insieme all'inaugurazione, dove era? A Milano, mi sembra, Enzo, che andammo in dicembre del 2010. Poi dobbiamo scendere giù ulteriormente verso la Calabria, in prospettiva la Sicilia, e dobbiamo accelerare l'Adriatica, ma ora non voglio tediarvi, il punto vero è che Napoli-Bari è centrale, è cruciale che si intervenga. Non voglio qui adesso al mattino parlare di altre regioni, però è fondamentale, oggi ho visto il sindaco di Matera, il presidente Pittella, è fondamentale che se si fa la capitale della cultura 2019 e si fa, ci sia il modo di arrivare da Bari a Matera, perché sennò siamo al punto, al paradosso in cui si fa la, la capitale della cultura e a Matera non ci si arriva. Quindi lì c'è tutto lo svincolo di Altamura, la tangenziale di Altamura, tutte questioni che adesso sulle quali non vi annoio, anche se naturalmente il mattino è senz'altro interessato non soltanto sulla città. Poi c'è Pompei, non ditemi che è iniziato ora. Pompei, quando venni qui nel maggio 2014, ci dicevate che faceva notizia perché crollava. Ora fa notizia perché si aprono i quartieri. A me sembra una cosa enorme. Siamo circa a metà del grande progetto nazionale Pompei, continuiamo ad andare avanti. I dati turistici sulla Campania sono pazzeschi dal punto di vista dell'aumento di questi ultimi mesi. Pompei è un altro pezzo di questa sfida. Delle ecoballe ho detto, possiamo continuare. Noi siamo pronti, per esempio, io faccio un appello al comune di oggi, al comune di domani, siamo pronti su Scampia. Il Demanio è pronto a lavorare su Scampia, c'è un progetto molto serio, non soltanto quello sportivo con il conico o Maè. Maddaloni, no, so se è Umaè o Maè, Maè, con la E larga, progetto molto bello, quello fatto però con il CONI, c'è poi il progetto con il Demania, c'è tutto il progetto di riqualificazione di Napoli Est, c'è il tema dell'Irpinia, la questione della Irisbus, della ex Irisbus, delle questioni, io sono stato in visita
alla Rolls Royce per dare un segnale di presenza. Ancora Enzo non era stato eletto, ma andremo con Enzo a inaugurare. Dovevamo farlo in un giorno particolare perché ce l'aveva data Hadid, che purtroppo è morta, è scomparsa, e a lei va il nostro pensiero. La grande operazione su Salerno, non so se è confermata, se la confermiamo il 25 aprile, quindi era confermata l'inaugurazione della stazione marittima di Salerno, un progetto che De Luca seguì come sindaco e che adesso va a compimento. Io, se volete, vi annoio. A Fragola, la Reggia di Caserta, scusi, me ne ero scordato, chiedo venia, ma la Reggia di Caserta non soltanto ci siamo stati, ma stiamo difendendo il direttore Felicori da un attacco sguaiato di una parte del sindacato, solo una parte a dire il vero, che ha detto sto direttore lavora troppo. Ma guardate i dati delle presenze a Caserta, e ci siamo andati, lì Caserta, poi tra l'altro uno se non ci va non se ne rende conto, è evidente che saranno soprattutto i campani a seguire questa diretta, ma se ci fosse ci sarà senz'altro qualche romano. Cioè, Caserta c'ha la stazione davanti alla Reggia, una roba che io credo che non esista al mondo, un museo che ha un parcheggio enorme e contemporaneamente la stazione. Dicevo, a Fragola, che sarà pronta marzo 17, va bene come dato più o meno marzo 17. Ma io, se volete, vi addormento con le cose concrete sulla campagna, se volete parto la Calabria, Salerno, Reggio Calabria. Cioè, io non metto un disco, abbiamo anche domande, il super ammortamento al 140% per le aziende, ma anche il credito d'imposta per il Sud. I dati dell'occupazione hanno avuto un rallentamento dopo un forte incremento. È andato in concomitanza con la fine degli incentivi pieni. Al mezzogiorno molti avevano chiesto di continuare con gli incentivi pieni. Tutto sommato forse non meritava fare uno sforzo ancora per trovare qualche risorsa? O si può fare? No, io credo di no. O si può credo di no, perché gli incentivi ti sono una sorta di doping sul breve periodo. Servono, no, il doping non serve mai, vorrei essere chiaro. Servono per dare un segnale, poi però devi creare l'occupazione in modo strutturale. Non si va avanti a incentivi, ragazzi. Quindi il tema di avere degli incentivi che sono 100%, 40%, prossimo anno la terremo, immagino, ancora un po' ridotti, è sacrosanto. Ora, i dati dell'occupazione. Ragionevolmente era attendibile che vi fosse una leggera differenza, stiamo parlando dall'11,5 all'11,7 di disoccupazione presunta, perché la previsione dell'Istat, magari poi è un po' più alta, un po' più bassa, vedremo. Io parto dal dato di fatto. Prima del Jobs Act tutti dicevano che il Jobs Act avrebbe creato disoccupazione, si era al 13,5%, non ricordo, più del 13%. Adesso siamo all'11,7. C'è una diminuzione significativa, assolutamente insufficiente per i nostri obiettivi e parametri. Ma c'è una diminuzione. Quindi iniziamo col dire che tutti quelli che ci raccontavano no, ma il Jobs Act non funziona, almeno oggi avessero il coraggio di dire: ragazzi, ci siamo sbagliati, può succedere. C'è solo l'aspetto che però questo dato dei giovani, insomma, è rimasto più o meno stabile. No, è migliorato, sì, ma non sufficienza. Percentuali molto era il 46, ora è il 39. Non c'è la sensazione che, insomma, gli imprenditori colgano l'opportunità degli incentivi del Jobs Act per andare sulle professioni già consolidate? Se sono vere le prime analisi, noi possiamo dire che circa la metà, un po' meno della metà, delle nuove assunzioni deriva dagli incentivi, è una metà. Poco più della metà della parte normativa. Queste sono analisi, come si dice, spannometriche, che vengono dai primi dati. Molti studi saranno fatti e lo vedremo. Quindi comunque, che una parte degli, cioè, se gli incentivi funzionano, è evidente che aumentano l'occupazione. Se invece, come era stato fatto dal governo precedente, gli incentivi non funzionano e la misura non tira, non funziona. Però voglio dire una cosa, perché così entro anche su una questione dell'attualità. Per vincere la questione della disoccupazione giovanile, che al Sud ha delle percentuali devastanti, non solo quella giovanile, tu devi anche affermare che il Mezzogiorno d'Italia non può avere una cultura antiindustriale. Scusatemi se su questo così vengo alle questioni dell'attualità, vi anticipo. Noi abbiamo visto Bagnoli, Little Cedar, 95? Cos'era Little Cedar? Quando è che ha chiuso? E questo è a metà degli anni 80, fine anni 80.
Se lo dite voi, mi sembrava un po' più tardi. Ma se lo dite voi, io comunque temo 82 addirittura. È una chiusura progressiva. Io credo che la chiusura finale sia negli anni 90. Però comunque andava a scuola, che poi fosse elementare o le medie cambia poco. Pensate a quello che è accaduto in molte realtà aziendali, pensate ai problemi di Ilva e poi pensate alle polemiche di queste ore. Alle polemiche di queste ore dove ci dicono, però voi dovete, parlando della Basilicata, voi ve la immaginate la Basilicata senza l'ENI e senza la Fiat a Melfi? Domando. Quelli che dicono, ma voi agevolate la presenza delle imprese sul territorio, ma guarda come siamo strani. Sì? Noi agevoliamo la presenza delle imprese sul territorio. Poi questo va fatto con assoluto rispetto delle norme, come ovvio che sia. E rispetto per le norme può significare anche di fare gli emendamenti alle leggi. Per esempio, con un emendamento a una legge noi abbiamo introdotto il reato di disastro ambientale. Oh, l'abbiamo fatto con emendamento di notte, eh? Cioè, perché sembra che gli emendamenti di notte si facciano per fare le cose chissà che. A parte che quello di Tempa Rossa si è fatto di giorno al Senato, si è discusso, si è emendato, subemendato e poi si è pure cambiato. Infatti, quindi siamo alle barzellette. No, è stato raccontato perché c'è un obiettivo di raccontare in modo diverso. Ma gli emendamenti servono, ad esempio, a introdurre i reati ambientali in Italia, che ha fatto questo governo qui. Perché prima non c'erano. Il reato di disastro ambientale, che viene forse ipotizzato e che dovrà essere provato. Emendamento c'era stato prima una discussione in commissione che era finita in un certo modo e poi l'emendamento è rientrato nel corso della notte. Mi permetto di dirle che lei è mal informato, glielo dico con rispetto. Nel senso che, per chi non ha sentito, che non vorrei che questo pezzo, mi permetto di dirle che lei è mal informato, glielo dico con rispetto, per l'appunto è caduto il microfono, lei è amico del microfonista. Qual è il punto centrale? Quell'emendamento, che era stato espunto da un procedimento, da un provvedimento precedente, è stato portato in discussione in commissione al Senato e discusso. È stato subemendato dal relatore. Poi, siccome siamo andati in aula, sono andati in aula senza il voto finale della commissione, è stato poi ripreso modificato nel maxi emendamento conclusivo in senso restrittivo rispetto alla come era stato approvato dal dibattito. Spieghiamo perché. Perché dopo la sentenza della consulta, perché poi è stato modificato in senso restrittivo? No, è stato modificato in senso restrittivo perché si è discusso, non c'entra niente la consulta. Ma guardate, stiamo parlando di un emendamento, perché parliamo chiaramente. Se tu rubi, io ti devo mettere in carcere. Ok? Ma l'opera pubblica o privata che si sta facendo non deve essere bloccata. L'Italia che cosa fa? C'è un'opera pubblica o privata, qualcuno ci mangia, bloccano l'opera pubblica e non mettono in galera il ladro. Mi dicono che io ho attaccato i magistrati. Ho detto una cosa molto semplice. Se c'è uno che ruba su un'opera pubblica o privata, ma andiamo avanti l'opera pubblica o privata, se la riteniamo necessaria. Se poi non la riteniamo necessaria, non si fa, si dice subito e ci leviamo il pensiero. Ma se la riteniamo necessaria, se qui si dice quell'opera serve e tu, chiedo scusa al direttore, rubi su quest'opera, io devo fermare il ladro. Invece cosa accade in Italia? Si aprono le indagini, molto spesso si portano a sentenza ed è un fatto positivo. Quando dico sentenza passata in giudicato, perché questo prescrive la Costituzione più bella del mondo, no? Quelli che la difendono senza averla letta. La Costituzione dice che tu sei condannato se passa in giudicato una sentenza. Dici, ma ci ho messo 8 anni a fare il primo grado, è un po' tardi. Però Presidente, mi perdoni, lei governa giustamente da poco tempo, da 2 anni, però perché sta toccando con mano che cosa significa il prezzo, diciamo, di una giustizia così lenta e che ha un impatto sulla politica e sui cittadini enorme? Perché tutti i governi annunciano di voler fare la riforma della giustizia, che peraltro ricorda il capo dello Stato precedente aveva esortato fortemente, il ministro Orlando, ricordo, ha fatto una bozza con 12 punti e poi questa riforma della giustizia di fatto non si fa mai in questo perché paese. Perché non si fa? Scusi, parliamo nel merito. Le pene per la corruzione sono aumentate o no? Sì, col mio governo. No, perché anche su questo, poi dice, ma lui vuole lo storytelling, la narrativa. Io parlo, il mio storytelling è la realtà. Sono cambiate le norme sulla corruzione o no? Sì, oggi sono più dure. Si è fatto o no l'autorità nazionale anticorruzione che prima non c'era e adesso c'è? Si è fatta o no? Sì. E se non si faceva, non si faceva Expo, eh?
Se non c'era Raffaele Cantone, oltre che Beppe Sala, Expo non ci sarebbe stato. Presidente, non vorrei peccare di apologia alla corruzione, ma io credo che il problema sia esattamente l'opposto. Cioè, la riforma della giustizia riguarda separazione delle carriere, riguarda terzietà, riguarda giusto processo, riguarda diciamo, intercettazioni, e la bozza delle intercettazioni. E non mi trovate su questo tema. Io rispetto le vostre opinioni, ma quello che voleva fare la riforma della giustizia rendendo più difficili alcune cose, c'era già quello di prima, cioè quello che diceva legittimo impedimento c'è già stato. Io dico una cosa totalmente diversa, infatti mi stupisco che alcuni suoi colleghi abbiano titolato Renzi accusa i PM, ma io dico soltanto si vada a sentenza, si metta la parola fine a lunghe vicende. Ora lei alla sua sinistra, se lo ricorda che caos è stato combinato per il presidente della regione? Com'è finita la sua vicenda giudiziaria? Assolto. Allora, per la Costituzione italiana, per quale motivo noi avremmo dovuto non candidare Enzo De Luca, perché dentro un processo, un procedimento, quando poi, quando si è arrivati alla sentenza definitiva in Cassazione, egli è stato dichiarato assolto? Sarebbe stata una lesione del diritto soggettivo del cittadino De Luca, chiedo scusa a Enzo se parlo di lui, ma potrei parlare di mille altri, e sarebbe stata una lesione della Costituzione. Allora io dico ai magistrati, non vi vengo a parlare di chissà che cosa, vi chiedo di lavorare. Io non sto chiedendo ai magistrati, ah noi della politica ci difendiamo, era quello di prima che diceva queste cose. Quello di ora dico, lavorate, andate a sentenza, fateli i processi. Così si scoprirà chi è davvero corrotto e chi corrotto non è. Perché l'idea che tutti siano uguali mi manda personalmente... Non c'è da fare qualche intervento legislativo per cercare... Li abbiamo fatti, li stiamo facendo, ne stiamo discutendo, si può fare di più. Io credo che questo Parlamento è lo stesso che nel primo anno non faceva niente, secondo opinione condivisa, che non ha eletto un Presidente della Repubblica, che era bloccato sulla riforma costituzionale, che aveva la legge elettorale ferma con lo sciopero della fame di alcuni deputati, che aveva le riforme totalmente in alto mare. Lo stesso Parlamento, cambiando governo, improvvisamente si è messa a lavorare. Riforma costituzionale che andrà la settimana prossima al voto definitivo, il sesto, ma no, perché sembra, cioè non c'è stato dibattito, sono sei passaggi parlamentari. L'ha scritto la Costituzione? C'è scritto che però se quattro, ma noi se ne è fatti sei perché volevamo metterci jolly. E si fa il referendum, lo chiederemo noi il referendum. È una possibilità della Costituzione, i nostri deputati firmeranno la richiesta di referendum. E vediamo chi vince. Tra le riforme che sono un po' ferme c'è quella sul conflitto di interessi che è tornata di attualità adesso col caso dell'ex ministro Guidi. È passata, credo che sia stata approvata alla Camera e sia al Senato adesso, credo, però non potrei sbagliarmi, quindi chiedo l'aiuto da casa, come nelle trasmissioni televisive, credo che sia passata in prima lettura alla Camera e credo che sia al Senato, però Tartaglione, Covello, ve lo ricordate o no? Sì, confermo. Vabbè, perfetto, quindi è al Senato. È un po' di tempo, ferma lì. No, è stata approvata 15 giorni fa, 20 giorni fa, poteva andare più veloce, tutto può andare più veloce, però c'è qualcosa che si sta muovendo. È un po' come sulle opere pubbliche, il punto però, indipendentemente da queste discussioni che appassionano addetti ai lavori, per la gente che sta a casa, per la gente che legge il mattino, il punto è, perché Bagnoli è stata ferma per 25 anni? Perché? Ah, ma adesso Renzi vuol mettere le mani sulla città, ma di che? Io prendo il piano regolatore di De Lucia, non è propriamente, come dire, diciamo, l'ultimo arrivato, è quello del Comune di Napoli, se poi il Comune di Napoli lo vuol cambiare, certo non lo cambio io, elimino la colmata, non l'aveva mai proposto nessuno, sì, lo proponevano quelli degli ambientalisti radicali, e gli altri dicevano, no, ma la teniamo, la colmata, no, la eliminiamo, costi quel che costi. E restituiamo costa Bagnoli, tanto, e lo so che costa tanto. Sembro rimbambito, ma questo... Vuole dirlo quanto costa? 200 milioni? Un po' di più. L'operazione complessiva costa un po' di più. Vabbè, ma l'operazione, il problema si risolve, diciamo, le elezioni prossime, no? Con il PD a Napoli, no? Le elezioni prossime, per quello che mi riguarda, non sono nel 2018. A febbraio del 2018 le elezioni politiche, naturalmente ci sono le elezioni amministrative a Napoli, io credo di essere invitato qui come Presidente del Consiglio e dico che collaboreremo con tutti, con colui o colei la quale sarà eletto Sindaco di Napoli, sempre che ci sia, diciamo, una reciprocità, cioè sempre che
abbia voglia di collaborare. No. E questo, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi in tutta Italia succede quasi con tutti, ci sono un paio di eccezioni in Italia. E c'è Napoli, va bene, capisco, però naturalmente poi se mi fa la domanda al segretario del PD è ovvio. Diciamo, è stata abbastanza tormentata la vicenda delle primarie a Napoli, oggi conclusa. Per rimettere insieme il partito e per non rischiare di far aprire di Genova. Bisogna anche parlare con Bassolino, per farlo chiama, vi vedete, come lo si rimette insieme? Aspetti però, visto che la buttate sul PD, la volete buttare sul PD? Allora, domanda al segretario, è evidente che la candidata del PD si chiama Valeria Valente, una giovane avvocatessa di questa città, una mamma di questa città, che ha avuto esperienze in questa città, deputata, e quindi io credo che questa sia la candidatura che è risultata vincente dalle primarie. E io spero naturalmente che possa essere una bella campagna elettorale e che ci possa essere un bel risultato, questo è ovvio e evidente. Rispetto a Bassolino e alle polemiche del dopo primarie, volentieri da segretario io faccio il mio appello a tutti, a partire da Antonio Bassolino che ha segnato un pezzo di storia importante di questa città. Penso che il Partito Democratico abbia le carte in regola per provarci, punto. Poi vinca, chiunque vinca avrà il pieno supporto del governo. Penso che il PD sia messo nelle condizioni di giocarsela, ci dicevano che non avevamo chance sulla vicenda della Campania, abbiamo fatto le primarie, le ha vinte De Luca con una sfida bella tosta, perché c'erano un po' di tensioni e di polemiche, vedo Assunta che annuisce. De Luca ha vinto una campagna elettorale dove non ci siamo fatti mancare niente, devo dire più con l'aiuto dei romani in questo caso che per responsabilità dei campani. Abbiamo avuto un finale scoppiettante, un unicum nella storia repubblicana, e io auspicherei che restasse unicum, perché non si è mai visto che a due giorni dalle elezioni succede quel che è successo. E tuttavia il risultato oggi porta Enzo De Luca ad essere il presidente della regione Campania. Vedremo quello che accadrà il 5 e il 19 giugno, in bocca al lupo a chi corre, e noi lavoreremo come governo con chi vince. Come PD abbiamo le carte in regola per giocarcela. Senta Presidente, invece in direzione PD che è accaduto? La direzione PD, siamo a Napoli, parliamo di questioni concrete, parliamo di come rimettiamo a posto il mezzogiorno. Volete parlare di direzione PD? Beh, direttore. Noi gli rubiamo ancora 5 minuti, però ci faceva piacere sapere se, diciamo, anche dopo le sue aperture sulla vicenda del referendum sulle trivelle, dove lei ha detto che la sua è la scelta dell'astensione, però ha voluto tenere aperto un canale di dialogo, questa possa essere politicamente... No, fermi, noi non abbiamo aperto niente, nel senso che vorrei essere chiaro su questo passaggio, perché il referendum è stato oggetto di una lunga discussione tra alcuni consigli regionali, anche quello della Campania, e il governo della Repubblica. Lo ha spiegato molto bene Claudio De Vincenti. Io credo che l'intervento di De Vincenti ha chiarito chi è interessato a ricostruire la storia. Peraltro poi è intervenuto De Luca, è intervenuto Pittella, sono intervenuti altri presidenti di regione a certificare questo percorso che è stato fatto. Oggi porta alla celebrazione di un referendum che si deve fare. Credo che la stragrande maggioranza avrebbe preferito evitarlo, perché non è un referendum su trivelle sì, trivelle no. Questo è un referendum diverso. Ed è un referendum che dice: se ci sono delle piattaforme, sono in totale una quarantina, ma quelle interessate entro le 12 miglia sono meno, che producono olio 4-5 e gas, la stragrande maggioranza, che facciamo? Tiriamo su tutto il petrolio e il gas che c'è, oppure a un certo punto ci fermiamo e lasciamo lì quello che il petrolio e il gas che avanza? Io dico, capirei una polemica sul non vogliamo fare nuove estrazioni o trivellazioni, poi si può discutere anche di questo, certo. Ma questa posizione la capirei. Altro è
l'idea che in presenza di quantità di petrolio e di gas che stanno in questo momento in totale sicurezza estratte dalle compagnie, dire no, basta, perché noi lo lasciamo lì? Uno dice, ma ce ne abbiamo di più di energia? No, ce ne abbiamo meno. Ora, noi siamo leader sulle energie rinnovabili. Io ho dimostrato con la direzione del PD, numeri alla mano, che siamo meglio della Germania, meglio della Francia e meglio del Regno Unito. Che poi questo atteggiamento tafazziano per cui l'Italia è sempre utile. Non è vero. Sulle energie rinnovabili l'Italia è meglio della Germania, è meglio della Francia, è meglio dell'Inghilterra. Chiaro? Aggiungo, con il mio governo si è iniziato a chiudere le centrali a carbone, perché la cosa che fa più male di tutti è il carbone. Peggio ancora del petrolio. Il carbone è quello che fa più emissioni. Ne abbiamo chiuse, tra quelle chiuse o annunciate di chiudere e quelle non riconvertite come prevedeva il precedente piano dell'Enel, 5. Porto Tolle e Rossano Calabro, che dovevano essere trasformate da olio a carbone, Bastardo e Pietrafitta in Umbria, si chiama Bastardo, non è una... si chiama Bastardo. E La Spezia, che non è ancora chiusa, ma che chiuderà nel 2019. E per tutte e cinque abbiamo detto no, esuberi. No, perché vorrei che fosse chiaro. Quindi il mio governo, il nostro governo, è leader nella sostenibilità. Poi c'è del petrolio e del gas che avanza. Cioè, che è lì. Continuiamo a tirarlo su, poi diciamo no, perché noi vogliamo prenderlo dagli arabi e dai russi. Perché se non lo prendi lì, lo prendi dagli arabi e dai russi. A me sembra un autogol. Smettere di prendere il nostro petrolio e il nostro gas, chiudere, perché almeno andiamo a comprare, ce lo portano con le petroliere e inquinano di più. Vogliono far così gli italiani, e lo facciano. In quest'ottica forse una discussione vera, anche all'interno del suo partito, all'interno della sinistra del Mezzogiorno, sarebbe quella su un'energia ottica industriale e quindi anche su scavare nuovi pozzi, andare a cercare nuove energie. Lei vuole andare a scavare nuovi pozzi, e la capisco, ma questo referendum non parla di questo. Questo referendum dice, ma siccome c'è un referendum il 17 aprile, e dice, ma voi avete detto di non andare a votare. Non andare a votare significa dire no a questo referendum, far fallire questo referendum. Certo. È una posizione legittima. Certo. È costituzionalmente, poi uno dice, ma io voglio andare a votare. Vai! Ma andare a votare, ma chi ti ferma? Cioè, non è che si mette De Luca fuori dal seggio a dire, oh, qui un centra, o Renzi fuori dal seggio. Ognuno farà quello che gli pare. Detto questo, però, possiamo dire che chi vuole andare a votare o chi non vuole andare a votare può farci la cortesia di studiare il quesito, perché il quesito non è trivelle sì, trivelle no, il quesito non è nuovi pozzi o vecchi pozzi, il quesito è quelli che già ci sono, che funzionano, che sono tranquilli, a un certo punto diciamo stop. A me sembra una cosa enorme, proprio questa, mi sembra una cosa enorme che ci sia il petrolio e il gas lì e che si decida di lasciarlo lì. E che si vada a comprare quello degli arabi e dei russi, che costa di più e inquina di più. Però, se vogliono fare così, gli italiani, che ci vuole? Sul piano umano, però, quell'attacco, quella frase così aggressiva che ha ricevuto, la ferita, ecco, sul piano politico, parlo della frase di Cuperlo, è il segno di una conflittualità che secondo lei veramente può preludere una scissione oppure esclude? Siamo alla fine. Sì, siamo alla fine perché parlate di PD, quindi dobbiamo andare alla cabina di regia. Voglio dirlo. Gianni Cuperlo è una persona che possiamo definire con molti aggettivi, a partire da colto, appassionato e intelligente, ma certo non aggressivo. Ha detto in modo, quindi la escludo e la respingo totalmente, ha detto una cosa molto dura, ma io apprezzo chi dice le cose dure, chi dice le cose in faccia. Questo partito, il PD, è un partito in cui si fanno le direzioni, si apre lo streaming e si discute. Trovatemene un altro. Trovatemi un altro partito che sta 4 ore a discutere nel merito delle trivelle, delle energie rinnovabili, del piano per il sud, del fatto che io sono per avere una politica industriale nel mezzogiorno. Trovatemi un altro partito che permette alle persone di esprimersi. Poi preferite i partiti in cui uno decide in una villa per tutti? Sceglieteli. Preferite i partiti in cui un blog ratifica le decisioni prese da 74 click e quando sono sbagliate le cambia? Sceglietelo. Ognuno sceglie quello che gli pare. Io rispetto la libertà di tutti. Ma il mio partito, nel quale io sono stato minoranza e ora sono maggioranza, pro tempore, io spero ancora a lungo, ma insomma, e mi sentirei abbastanza ottimista in questo senso, poi, come dire, vedremo, ma il mio partito è un partito nel quale si può arrivare e quello che con me si è confrontato al congresso 2 anni fa mi può dire, io non ti ritengo un buon segretario. E io rispetto, perché questo è il Partito Democratico. Democratico non è un cognome, è una qualificazione.
E siccome di democrazia ce n'è un po' poca nei partiti italiani, andate a guardare gli altri partiti, io sono orgoglioso che dentro la discussione di direzione si possa discutere, De Luca possa dire quello che vuole, Pittella quello che vuole, Emiliano quello che vuole, parla il Presidente di Regione, che possa parlare di Vincenti e spiegare a Emiliano perché non è d'accordo con quello che lui ha detto, motivandolo nel merito. Gliene do atto, Presidente. E questa è una cosa bella, io sono orgoglioso di essere il capo di questo partito. Gliene do atto, prego. La prossima rispondo De Luca, perché io già... Se non la fate sulla Bindi, rispondo no, De Luca. No, purtroppo... Se la fate sulla Bindi, rispondo io. No, questa purtroppo le compete e non riguarda il Sud, ma Napoli da una vita aspira a essere la capitale del Mediterraneo. Allora, diciamola da Napoli questa cosa. C'è questo incontro domani tra la Procura di Roma e la delegazione egiziana. Stamattina abbiamo letto di questa lettera anonima, non si sa ancora fino a che punto veritiera o meno. Nell'immaginario dei giovani italiani c'è l'idea che se un ricercatore va in quei paesi ormai rischia la vita e quindi vorrebbe che la propria nazione almeno facesse luce su questo caso in modo che non se ne verifichino altri. Se non c'è una svolta, che fa l'Italia? Guardi, non ritiriamo l'ambasciatore dal Cairo? Le ripeto quello che ho sempre detto. Anche dopo aver incontrato la famiglia Regeni, dopo aver espresso la nostra posizione al governo egiziano, dopo aver preso posizione in tante sedi istituzionali e politiche, perché io ho parlato di questo a livello di governo e dentro il mio partito. Noi pensiamo che l'Italia debba alla famiglia di Giulio Regeni la verità. E pensiamo che sia un dovere per il nostro Paese raggiungere la verità vera e che questo sia l'interesse anche del governo egiziano. Che cosa abbiamo scelto di fare? Di far lavorare insieme i magistrati, perché la verità non la trovano per definizione i politici, ma la trovano i magistrati, le sentenze. Ovviamente siamo impegnati a che quella sia la verità, non una verità di comodo. Chi ha messo in campo l'Italia? Ha messo in campo, non per scelta nostra, ma per le modalità e le procedure, la Procura della Repubblica di Roma. Stiamo parlando della... e la segue personalmente, insieme ad alcuni suoi sostituti, il procuratore capo Giuseppe Pignatone, a cui tutto si può dire, tranne che non sia un magistrato autorevole e riconosciuto come tenace e determinato. Aspettiamo che i magistrati facciano i loro incontri, noi siamo pronti a seguire il lavoro dei magistrati con grandissima determinazione. È del tutto evidente che nessun tentativo di svicolare rispetto alla verità sarà accolto da nessuna parte. E quindi il nostro obiettivo non può che essere semplicemente quello di arrivare a questa parola di 6 lettere che è molto semplice, molto impegnativa, che è verità. Lo dobbiamo a Giulio, lo dobbiamo alla sua famiglia, a sua sorella, a sua madre, a suo padre, lo dobbiamo all'Italia e lo dobbiamo al nostro rapporto di amicizia tradizionale con il popolo egiziano. Quindi siamo impegnati su quello, lavoriamo su quello, lasciamo che i magistrati si incontrino, che gli inquirenti lavorino insieme, molto importante anche questo, e alla fine verificheremo se abbiamo raggiunto l'obiettivo o no. Voglio dirvi una cosa, perché immaginando di dover andare, io sono molto colpito da un sentimento contrastante tutte le volte che vengo a Napoli. Mentre eravamo in coda per arrivare, anzi lo dico così, stempero un po', ho abbassato il finestrino perché volevo salutare un po' di macchine, eravamo in coda insieme e quindi Presidente, ciao, come va? C'è tutto il casino fuori, immaginate. Una signora mi guarda, tutta colpa tua questo traffico, è stato fantastico, non se la vorrei salutare, non so chi sia naturalmente, una signora guidava, magari doveva arrivare, mi scuso con tutte le mamme di Napoli che sono arrivate in ritardo a prendere i figli alla scuola, all'allenamento, non credo di esserne propriamente colpevole, ma comunque mi scuso per i disagi, ma insomma venendo a questo punto molto più spesso vedrete che saranno sempre più significativi. Però c'è un elemento che a me colpisce
non soltanto in questa città, che pure, come sapete, per frequentazioni familiari amo moltissimo, e anche per la bellezza che essa esprime, ma il sentimento degli italiani di poter finalmente essere rimessi nelle condizioni di credere nel futuro. Cioè, io immagino un cittadino di Napoli, tutte le volte che passava da Bagnoli, vedeva l'icona dello sperpero, dello spreco. Un cittadino che leggeva sui giornali di Pompei vedeva l'icona dello spreco. Un cittadino che vedeva i vostri musei straordinari, diciamo secondi soltanto a un'importante città del centro Italia situata tra Roma e Bologna, tra Calenzano e Le Sieci, mettiamo così, quindi per intendersi, un cittadino che vede i vostri musei si sente orgoglioso, e tuttavia per troppo tempo si sentiva in presenza di fronte a uno spreco di bellezza. Quello che noi vogliamo fare, e in questo senso la collaborazione con la Regione Campania è cruciale per la tenacia, per la grinta e per la stessa filosofia che ispira il Presidente De Luca, è esattamente restituire il futuro al Mezzogiorno italiano. Io non sono qui per sanare una ferita del passato, io sono qui perché l'Italia restituisca il futuro ai giovani del Mezzogiorno. Sono stato in un bellissimo viaggio negli Stati Uniti di 3 giorni, con una serie di incontri meravigliosi, meravigliosi non ve li sto a elencare, ma insomma quando vedi a Chicago che ti dicono che la nostra manifattura è il leader, quando vai in Nevada e vedi che sulle energie rinnovabili siamo i più forti, quando vai a Boston e IBM ti firma un contratto da, un accordo da 137 milioni per investire sull'Expo, sul post-Expo, su Human Technopole, ti rendi conto che l'Italia è tornata. Bene, sono andato a incontrare una serie di start-upper di Boston, quasi tutti sul farmaceutico, non tutti, almeno 4 napoletani, o campani, uno non era napoletano, era campano, e ti dici, non li voglio riportare a casa, perché magari questi a Boston stanno proprio bene, ma voglio che la loro intelligenza e le loro iniziative possano avere un luogo nel quale sviluppare un pezzo di futuro anche a Napoli, a Bagnoli, in Campania, nel Mezzogiorno. Allora, il nostro obiettivo non è sanare le ferite del passato, eppure stiamo facendo questo, ma sanando le ferite del passato restituire a Napoli, alla Campania, al Mezzogiorno un pezzo di futuro. O possono fare tutte le proteste che vogliono, possono tirare i sassi, i lacrimogeni, possono insultare, possono minacciare, noi siamo molto più forti delle minacce e siamo molto più decisi dei loro insulti. Noi abbiamo promesso agli italiani che questo paese lo sblocchiamo, che questo paese lo puliamo, e credo che il simbolo di andare adesso a sbloccare e pulire Bagnoli sia il simbolo più forte che ci possa essere. Stemperare per stemperare, la Fiorentina la batte la Juventus per tenere un po' aperto il campionato o no? Diciamo sì. Se fossimo davvero una lobby... Se fossimo davvero il governo delle lobby, si potrebbe anche fare. Borgia Valero, si potrebbe anche fare. Senta, lei vuole provocarmi su questo punto. Io non rispondo alla provocazione, non rispondo alla provocazione, e non soltanto perché Enzo mi sta mandando un messaggio, come scritto, ricordati che ci sono 12 milioni di tifosi juventini in Italia, non soltanto per questo, ma perché purtroppo ho fatto il fioretto da quando sono Presidente del Consiglio di non parlare più della mia amata e meravigliosa Fiorentina. Quest'anno ci eravamo fatti l'idea che Fiorentina e Napoli si sarebbero giocati lo scudetto, ho l'impressione che proprio non andrà così, perché loro, come dico al mio amico Max Allegri, sono tornati. Faremo di tutto comunque per farcela, insomma, i gesti apotropaici da questa parte del tavolo non li farei, quindi tiri sulle mani e vedremo con calma. Comunque, Presidente Matteo Renzi, se lei quando viene a Napoli porta gli impegni e le risorse di questa volta, io penso che i napoletani vengono tranquillamente a lavoro in bicicletta, blocchi pure la città, ma venga più spesso, soprattutto con questa determinazione. Per intanto la ringrazio di aver voluto raccontare questa sfida al mattino e le faccio i migliori auguri per i suoi impegni nel Mezzogiorno. Grazie a voi, bocca al lupo. Grazie. Scappiamo che siamo ritardissimo.